esordito dicendo scusate ritardo, quindi continua, prosegue questo entusiasmo intorno alla Roma, anche l'allenamento oggi è stato molto intenso. No, non è stato intenso, ci siamo dilungati un po', sai, abbiamo tante cose da fare e purtroppo non sono riuscito a completare nemmeno quello che mi ero prefisso, lo rimanderemo alla prossima settimana. Abbiamo fatto, comunque un po' di lavoro abbiamo fatto. Una curiosità, ha preso una botta Marquinhos, ci dice insomma niente di grave, anche se poi lo vediamo appunto con me. Guarda, io sono corso nello spogliatoio, mi sono lavato la faccia e sono venuto qua. Ho visto che è uscito prima, l'abbiamo messa fra i convocati, quindi dopo valutiamo. Però non so dirti di più. Ho il bollettino, solo un risentimento muscolare, coscia sinistra. Risentimento muscolare. Sì. Questa Roma, questa sua Roma, insomma lei l'ha un po' rivitalizzata e si va sempre più avanti, quindi insomma tutto diventa un po' più difficile adesso perché domani sera è un impegno importante e ovviamente puntate alla terza vittoria. Ma credo che le aspettative per questa squadra fossero alte anche quando le cose andavano meno bene. Non è cambiato niente, l'aspettativa è sempre alta. Non è che diventano più difficili le cose perché abbiamo vinto due partite, anzi, mi auguro, se fosse così, che peggiori la situazione anche la settimana prossima e quella successiva. Quindi piedi per terra, però dalle dichiarazioni dei suoi giocatori insomma, si dice vogliamo vincere, andare più in alto possibile, addirittura puntare al terzo posto. Quali sono le sue valutazioni al momento? Questa Roma quanto può crescere ancora con lei e in prospettiva qual è l'obiettivo? Abbiamo margine di miglioramento perché non riusciamo a farci bastare il tempo, che è il nostro, come ho già detto altre volte, è il nostro principale nemico. Però abbiamo un margine di miglioramento sul gioco, senz'altro. Sulla partecipazione è già buona. E sulla tensione pure, però per una fisionomia di gioco spiccata particolarmente riguardo a quella del possesso abbiamo bisogno ancora un po' di tempo. Sky? Come giudica la stagione di due ex giocatori della Roma come Borriello e Bertolacci? Marco l'ho visto in gran spolvero, veramente ho visto giocare domenica scorsa molto bene. Beh, il calciatore è importante, lo è sempre stato. È uno di quelli che riesce a fare il reparto da solo e col Genoa lo sta facendo. Per Bertolacci ho una particolare predisposizione e simpatia perché è veramente un caro ragazzo, al di là delle qualità tecniche. E l'ho visto migliorato molto. Volevo riprendere il discorso che prima toccava Giorgia. Ripreso un po' a parlare con i giocatori di questo obiettivo del terzo posto, per capire se sono dei sognatori o è giusto crederci. Essere sognatori non è un peccato, anzi, chi non ha sogni ha già finito di vivere. Certo è che poi ci sono le realtà e la realtà vede una situazione che è problematica in termini di punteggio. Io non sono fra quelli che vuole fare programmi a lunga scadenza perché non mi piacciono assolutamente, perché secondo me, l'ho già detto più volte, non hanno senso. Ha senso invece concentrarci molto e guardare l'impegno successivo con un'attenzione particolare, maniacale. Questo ha molto senso. Corriere della Sera. Buongiorno. Ciao. Penso che lei abbia visto ieri sera Napoli-Juve. Certo. Da appassionato di calcio e da studioso dei calci da fermo, che cosa possiamo fare in Italia per evitare che ogni calcio d'angolo ci siano dai due ai tre falli da rigore o dai due ai tre falli degli attaccanti? Cioè, quando lei studiava le situazioni da gioco fermo, che cosa diceva ai suoi giocatori? Trattienilo, fermalo, bloccalo, tiragli i capelli? O prova a fare, perché non so, Borussia Mönchengladbach, Lazio, tre rigori fischiati, no? Si va all'estero, in Italia
la partita fra la prima e la seconda, ogni calcio d'angolo sembrava di vedere la lotta greco-romana. Sì.